che come lui ho volettere chiamare. E si te va passando il tempo, ma Diego non passa mai. E come se che passa il tempo, ma Diego, Diego sta nel corazon. Quando il re del calcio venne qui, la gente era felice come me. L'azzurro dipingeva questa grande città e il 10 era stampato dentro noi. Beati noi con un Napoli così. Ricordo anche mia madre che impazzì col semplice folklore, vincemmo il tricolore, felici con il Napoli nel cuore. E si te va passando il tempo, ma Diego nunca passa mai. E come se che passa il tempo, ma Diego, Diego sta nel corazon. Ma Diego, Diego sta nel corazon. Ma Diego, Diego sta nel corazon. Grazie, una grande sigla, una grande sigla che proprio in questo momento, ecco, addolcisce un po' le amarezze, la grande sigla del paroliere, del cantante, del musicista Paolo Cuccoro, le addolcisce un po' le amarezze di questa settimana, la settimana di passione, ed è proprio il caso di dire. Il Napoli ha fatto l'unica cosa che non doveva e non poteva fare, perdere al Maradona con la Fiorentina. Lo chiediamo subito, intanto saluto i nostri ospiti, ecco, Paolo Cuccoro è il primo. Buonasera a tutti i telespettatori. Il giornalista Peppe De Silva. Buonasera, buonasera, grazie a tutti. Mister Sergio Cerulli. Buonasera, buonasera a tutti. La stilista Annabella Amoretto, che ci presenta anche le due modelle, dai. Allora, alla mia sinistra la bellissima Margherita Carillo e l'altra invece modella Giovanna Di Costanzo. Bellissime, e poi vedremo anche il marchio che sfileranno, Te Quiero Mucho. Io però voglio dire, vorrei sentire il tifoso, il giovane tifoso, Giuseppe Tolvo. Che cosa lui, non so, guardate, non riesco ad immaginare cosa abbia potuto dire. Al Maradona è stato. Infatti ci manda un video prima dallo stadio e poi fa la sua. Dai al regista Peppe Valente, ecco Giuseppe Tolvo, il nostro super tifoso. Quindi buonasera a tutti gli amici di Campania Felix, a tutti i conduttori, a tutti i telespettatori. Non è una buonasera, chiaramente, per i tifosi del Napoli, il Napoli che ha perso in casa con la Fiorentina, clamorosamente, una chance sprecata dagli azzurri di andare al primato in classifica, clamorosamente. Il Napoli, come sempre, ogni volta che deve fare il passo di qualità, non riesce mai, e questa è una cosa che veramente è da un po' di anni a questa parte che succede. Una partita che il Napoli poi in effetti aveva cominciato bene i primi 10-15 minuti e poi si è fatto praticamente ingarbugliare dalla Fiorentina e la Fiorentina poi alla fine ha avuto la meglio andando in vantaggio con un gran gol di Gonzalez. Io ero lì allo stadio in curva B e mi sono emozionato perché il pubblico di Napoli ha spinto, gli ultras hanno spinto alla grande gli azzurri, la curva ha cantato per tutta la partita, purtroppo non è servito agli azzurri, e veramente questo mi dà gran malincuore perché
comunque per tutta la partita la curva ha sostenuto la squadra, ha urlato tanto, ha incitato tanto, ma è servito purtroppo poco. E questo è un peccato perché il pubblico di Napoli, per il pubblico che è, meriterebbe veramente uno scudetto, ragazzi. Ed è assurdo che il Napoli nei momenti decisivi non riesca mai a concludere, perché è un campionato talmente particolare che si può vincere, che il Napoli, una squadra come il Napoli può vincerlo il campionato e non può commettere passi falsi, nuovamente con la Fiorentina che dimostra di essere la bestia nera del Napoli. E l'abbiamo visto 2 o 3 anni fa, l'abbiamo visto quest'anno in Coppa Italia, insomma, veramente, veramente la bestia nera del Napoli. E il Napoli quindi ora si trova a 66 punti insieme all'Inter, che però ha scavalcato il Napoli perché si trova in vantaggio negli scontri diretti. Ora il Napoli quindi il Napoli perde questa partita e perde un'altra grande chance. Per quanto riguarda poi in effetti i giocatori, oggi non ho un voto in particolare per ognuno di loro, ma in generale la maggior parte, tutti quanti 4, però se vogliamo analizzare fra i peggiori e i positivi, i peggiori senz'altro è un ectoplasma, Zielinski. Veramente inguardabile. Zielinski non deve più giocare, ragazzi. Deve andare in panchina perché veramente da un po' di partite a questa parte che non riesce mai a concludere, non conclude. E poi Mario Rui è stato per me il peggiore perché non è riuscito mai a prendere Gonzalez. Secondo me, una delle prestazioni peggiori da parte di Mario Rui da quando indossa la maglia del Napoli. Veramente, perché è capitato che ha incontrato esterni complicati da marcare. Ma mai come oggi con Gonzalez, veramente assurdo, assurdo. Non è riuscito a prenderlo una volta e poi ci si è messo anche Spalletti. Dico io, vedi che Mario Rui non riesce? Metti Juan Jesus. Poi non togli Fabian, togli Zielinski e metti Mertens. E poi quindi i positivi invece sono Mertens e Lobotka. Lobotka sempre metronomo del centrocampo, anche se oggi anche lui un po' affaticato. E Spalletti ha sbagliato e ha sbagliato veramente. Quindi testa alla prossima, buona Pasqua e tanti saluti agli amici di Campania Felix e ai conduttori. E forza Napoli comunque, al di là di tutto. E forza Napoli, comunque, dice il nostro opinionista tifoso Giuseppe, giovanissimo Giuseppe Tolvo, addolorato, si è visto anche da questo suo messaggio, da questo suo contributo che ci ha mandato. Anche noi lo siamo, ma è proprio per questo ci vogliamo tenere un attimo su con ancora Annabella Grazie, Amoretti e Franco. le due. Chissà si fosse nata parte, e nato mondo, e nata città, chissà come parlasse, chissà come campasse, senza sto mare, senza st'amore, senza l'artista che sta città, chissà che vita fosse, ma avessa scava fosse, senza d'amore, senza chitarra, senza spaghette né mandoline, senza Vesuvio, senza bellezze che sta città, napoletana, napoletana. Sono nato a Napoli e sono pazzo, noi siamo pazzi che sta città, napoletana, napoletana. Sono nato a Napoli e tengo mazzo, sono troppo pazzo che sta città, spaghetta, vongole e mandoline, sono sempre simbolo e sta città, napoletana, 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 napoletana. Chissà se non c'è stessa pizza, senza una bella tazza di caffè, chissà se mi trovassi, chissà come facessi,
senza stu mare, senza stu sole, senza l'arezze che sta città, chissà che vita fosse, ma avessa scava fosse, senza canzone, senza scugnizze, senza bustecce, senza poesie, come facesse senza bellezze che sta città. Napolitana, Napolitana, sono nata a Napoli e sono capazze, noi siamo pazze che sta città. Napolitana, Napolitana, sono nata a Napoli e tengo mazze, sono troppo pazze che sta città. Spaghetti a vongole e mandolini, sono sempre così.